Abbiamo il presidente di Palazzo Ducale questa sera in trasferta? No, direi che la contiguità fra Strada Nuova, Via Garibaldi, Musei di Strada Nuova e Palazzo Ducale è molto elevata. E direi che questo è il segno, come dire, di una città in cui il tema della qualità e della bellezza è un tema capace ancora di proporre emozione e partecipazione. Non c'è retorica qui stasera. C'è invece la possibilità di guardare appunto con una luce diversa ciò che guardiamo tutti i giorni, e questo mi sembra un bellissimo insegnamento. E questo insegnamento fa parte anche delle cose di Palazzo Ducale. Lei non ha tante difficoltà perché è già alto così com'è? Già... Sì, in realtà la mia età mi rende più curvo, no, e quindi le due cose, come dire, vanno insieme. Comunque è un bello spettacolo. Assolutamente sì, il tema vero è che è uno spettacolo che bisognerebbe abituarsi di più a guardare. Stiamo perdendo la conoscenza della città, nel passato e nel presente. E io credo invece vedere la bellezza possa aiutare a recuperare questa conoscenza che ci serve tanto. Ci serve tanto anche per uscire da un contesto difficile in cui oggi siamo. È una bella dimensione di speranza. La speranza oggi è una risorsa scarsa. Se riusciamo ad aumentarla, come dire, godendoci ciò che è nostro, è una bella cosa. Abbiamo un abitué di questa strada, lei forse la conosce meglio di qualcun altro. Sì, la conosco un po'. Un po' la conosce? Sì, qualche cosa. Cosa le dice dopo qualche anno? No, è una bellissima iniziativa questa, hanno avuto anche la capacità di far aprire le finestre. Non è poco, No, è complicatissimo. E la luce non ne parliamo. La luce anche, però la luce c'era, poi si era interrotta e così via. A un certo punto si può accenderla, in alcuni palazzi è fatta bene, altri fatta meno bene. Però la difficoltà è tenere questi palazzi un po' aperti, perché poi sono belli fuori ma sono molto più belli dentro. Sì, però aprire le finestre è complicato. Esatto. Senta, cosa così, dopo qualche anno di riposo politico? Ah no, no, io sono in pieno riposo. Sì, assoluto? Totale. Sì? No. Quindi si dedica all'arte e alla cultura adesso? Sicuramente. Ecco. Mi occupo dell'Accademia Linguistica di Belle Arti. Vabbè, allora siamo nel, sì, in sì, argomento. Sì, esatto. Ecco, una domanda, siamo dietro a, cosa abbiamo dietro di noi? Palazzo Lomellino. Ah, ma allora è preparatissimo. Sì, è un lavoro vecchio. Via Garibaldi, una volta Via Aurea, e credo che sia una delle vie più belle d'Europa. Io ho girato molte città europee, ma una via che abbia un concentrato così di palazzi con questa raffinatezza interna, credo che difficilmente si trovi in Europa. Una sviolinata incredibile. Ma dietro di noi cosa abbiamo? Abbiamo Palazzo Lomellini, fra l'altro c'è una bellissima fontana e un giardino stupendo che lo aprono durante i Rolly Day, e credo che sia una cosa che vada la pena visitare. Ma come fai a essere così informato? Perché tutti gli anni sfrutto l'occasione del Rolly Day e ho con le visite guidate possibilmente, ma li sono girati praticamente ormai tutti. Allora adesso ci giriamo e guardiamo dalle finestre. Cosa vediamo su? Vediamo dei dipinti, io adesso non vi so dire, so dire esattamente da chi sono stati dipinti, però questa è una via dove Rubens è uno degli artisti che ha affrescato molto dei soffitti. Palazzo Lomellino, che la progettazione del palazzo fatta edificare da Nicolosio Lomellino è da riferirsi a Gian Battista Castello, detto Bergamasco, e Bernardino Cantone. Poi gli affreschi, l'atrio, stucchi di Marcello Sparzo, fine XVI secolo, sala grande, eseguita da Bernardo Strozzi, la sala d'angolo sempre di Strozzi, sempre la sala d'angolo, Bernardo Strozzi direi che è l'artefice, l'autore di molti di questi dipinti. La cosa è che è una novità quella della visita notturna ed effettivamente è una cosa piacevolissima.
i genovesi sono dei mugugnoni, perché sembra quasi che a Genova non ci sia mai niente. Poi scopriamo che invece ci sono un sacco di iniziative, e questa è una meraviglia che va reso grazie agli amici, credo, dei musei che hanno reso possibile questa bella operazione, che è un'operazione sia di carattere culturale, ma anche per poter, come dire, proiettare la città in una dimensione diversa. Una passeggiata. Apprezziamo le bellezze senza conoscerne il nome. L'arte non ha nome, si guarda e si ammira e basta. Una cosa inconsueta. Fuori dal mondo. Fuori dal mondo. Sono impazziti. La prima volta che capita, almeno che io vedo. Molto bello la realizzazione, sì, è molto bello vederlo. Molto bello scoprire cose che tutti i giorni non vedi. Io ho lavorato in questa via per tantissimi anni. No, i palazzi li conosco, ma non conoscevo gli interni di molti palazzi. La gente che c'è qua stasera lo dimostra. Bellissimo. Che l'interesse c'è, basta proporre. È gratis. È vero. È stata una serata fortunata, diciamo. Ero uscito con l'idea di vedere questa manifestazione molto bella, molto interessante. Ho detto porta la macchina, e così è stato, che ho fatto delle foto. È stata una richiesta poi che è venuta da sé, nel senso che quella sera, guarda caso, forse sono stato l'unico a avere la macchina fotografica, mentre stasera vedo che c'è molta altra gente. Ti hanno invitato in tanti. Sì, sì. Anche tu ci stai riprovando. Diciamo che voglio ampliare quello che avevo già fotografato. Passo praticamente tutti i giorni qua davanti, mi sono sempre chiesta. Passi tutti i giorni qua davanti. Mi sono sempre chiesta cosa c'era sopra. Tanta la curiosità. Esatto, e finalmente c'è la possibilità di vederli. Noi hanno spiegato che era una vetrina in passato, che tutti passavano nelle vie e guardavano verso l'alto, quindi lo faremo anche noi stasera. È un'ottima idea, perché noi, non conoscendo bene la città e non conoscendo bene la via, apprezzavamo i palazzi da fuori, ma non sapevamo che cosa c'era dentro. Stavo guardando il colpo d'occhio del palazzo e dei soffitti. Vedo. Stasera la casa con il mal di... Sì, per i cervicali, sì, è l'ideale. Ma lei si è informata su cosa c'è qua davanti? Cosa c'è? Palazzo Lomellino? Questo? Questo è quello con i negretti, le cose d'America, no? Poi i pappagalli, e poi c'è un giardino che è difficile a vederlo, con due terrazze, stupendo, con una specie di minaretola in fondo. L'ho visto una visita guidata. Sono tutti un po' misteriosi. Raccontate la sua amica. E lei lo conosce meglio di me. Sono stati riscoperti di recente, non mi ricordo se fossero coperti o rovinati, sì, ma insomma ripristinati, diciamo, si sono visti recentemente. Ma lei come fa a sapere tutte queste cose? Anche lei tutti i giorni? Io sono coltissima. Sì. O l'ha visto? No, io ce l'ho proprio, innato, sì. Per vedere i palazzi in un modo che normalmente non vediamo. Cioè come? Aperti, illuminati. Illuminati? Per me il palazzo in Piazza Fontane Marose, gli affreschi di Carlone in Piazza Fontane Marose. Sì. Anche, sì. Sì. Faccio il turista, come vedete, guarda, mi sono fatto uno zappino che ho mandato prima alle mie figlie disperse per il mondo, e poi un altro l'ho mandato in ufficio, in una chat che abbiamo dell'ufficio. E quindi domani...
una meraviglia per i nostri occhi. Raccontavo la divertente storia di questa illuminazione artistica che facemmo fare quando facevo il presidente di Genova 2004, che finalmente dopo 10 anni è stata riaccesa, un successo per una città che piglia le cose, gli era stata anche regalata e le tiene spente. Chissà che non sia un buon inizio per cambiare abitudini e argomenti. Godo di queste bellezze e sono orgogliosa di essere genovese. Il più bello di tutti, Palazzo della Meridiana, scusa, interessi privati in atti d'ufficio. Io l'ho subaffittato a della gente che aveva grande bisogno perché ho il cuore grande. Ho fatto fare anche un posto ai muri, ho fatto stuccare, ho dato la pittura, insomma, ho fatto un bel lavoro. Un soppalco per i migranti? Un soppalco, no, faremo anche delle belle compagnie artistiche, teatranti, saltimbanchi. Ma tu sarei un livello alto? Beh, assolutamente sì, no? Comunque siamo nel palazzo qua da Piazza della Meridiana, al cuore di Genova. Davanti a noi abbiamo via Garibaldi, che è una delle strade più belle d'Europa, se non di più, certo. Siamo nel cuore della nostra città che amiamo profondamente. Quando c'è questo vernissage che si veste in questo modo, Genova dimostra sempre di più di essere una delle più belle città. Che capita poco. Ma è giusto che sia così. Se capitasse, le cose belle sono... un po' guadagnarsene e un po' sudarsene, quindi giustamente dobbiamo viverla così. Ma che ai genovesi che hanno speso tutta la fortuna stasera per accendere le luci, cosa gli diciamo? Ma infatti in realtà sono tutte luci finte, sono delle candele tutte fatte in un modo strano, che appena si consumano vedrete che cadrà tutto nel buio come sempre. Oppure delle lampadine a bassissimo consumo. Secondo me si sono allacciati da qualche altra parte, hanno fatto delle prolunghe, si sono allacciati in Svizzera. All'illuminazione pubblica. Sì, hanno fregato l'Enel Svizzera, ci sono agganciati da qualche altra parte. Però è meraviglioso, dai, una delle serate più belle, finalmente, dopo tutta la pioggia che abbiamo avuto in questi ultimi tempi, è meraviglioso vedere Genova così. Cosa possiamo fare perché questi genovesi aprino un po' più le finestre e accendano le luci di sera? Beh, dipende da quali genovesi, ovviamente, cioè non è una categoria unitaria. In generale... È come dire, non farsi prendere, come si sta facendo prendere questa città da una dimensione tante volte troppo di paura, che è una paura che poi in molti casi corrisponde alla scomparsa di un mondo, ma anche a una logica di chiusura, di rendite di posizione da cui questa città è spesso afflitta. Ecco, forse si tratta di avere meno paura, perché la paura toglie la speranza, la paura toglie la voglia di andare in giro, la bellezza può servire per sconfiggere la paura. Non diamo per scontato che la paura debba vincere. Io non ho fatto un calcolo, ma secondo me sono le 11:10, quindi ancora tre quarti d'ora abbiamo. Potrei dire che almeno 2.000 persone sono venute. Sì, la via è stata sempre piena. Sì. Questa è una cosa che dimostra come i genovesi poi, se gli vengono proposte delle cose coinvolgenti, si lasciano coinvolgere. Questo è stato il regalo che le famiglie nobili e i detentori e i proprietari di questi edifici hanno donato alla città. Difatti gli si deve gratitudine. Posso dire che siamo arrivati al punto che il marchese Durazzo, che era un po' restio, scettico, e quindi abbiamo un po' penato con Lorenzo Bagnara. Questa persona, appunto, detentore di un palazzo dei Rolli, stasera assolutamente di sua spontanea iniziativa ha aperto il palazzo. Gli ho fatto i complimenti perché ha ripercorso un po' quello che era lo spirito antico di Genova, no? Di essere aperta, e quindi ecco, va a sfatare un mito che ci eravamo fatti di questi genovesi chiusi che non volevano mostrare le loro cose. Invece stasera mi sembra che il risultato
era quello sperato. E il risultato di luce che vedete stasera è frutto di prove che abbiamo fatto nelle sere scorse con i tecnici di Aster per valutare quale fosse la soluzione migliore, e abbiamo ottenuto lo spegnimento dell'illuminazione pubblica, che normalmente è sparata dall'alto verso in basso per illuminare il suolo, che altrimenti avrebbe accecato, diciamo, le persone che appunto avrebbero rivolto i loro occhi verso gli affreschi. Sì, anche noi che avevamo qualche dubbio sulla possibilità di fare delle riprese decenti, perché la luce, quella ambientale, è decisamente contraria a quelle che sono riprese di tipo televisivo o altro, stasera invece abbiamo visto che effettivamente queste posizioni di luce ci hanno permesso di fare delle riprese decorose, diciamo, riprese notturne, però insomma abbastanza consono. Penso che Genova si renda sempre più conto delle sue potenzialità. Sicuramente ci sono tante città d'arte in Italia, ma una situazione di susseguirsi di palazzi di questa qualità così non è facile. A Genova diciamo che non abbiamo una piazza storica come potrebbe essere Piazza della Signoria o piuttosto che Piazza Navona. Noi non avevamo lo spazio, quindi invece di fare una piazza abbiamo fatto una via. Con il validissimo aiuto e collaborazione dei consiglieri che si sono adoperati in una maniera straordinaria per ottenere questo risultato. E devo dire, anche un grazie ai proprietari e anche agli affittuari dei palazzi che hanno aderito all'iniziativa consentendo l'illuminazione dell'interno dei palazzi. Io mi auguro che questa manifestazione venga apprezzata dai cittadini, e mi auguro che, non avendo più nessun finanziamento da parte delle amministrazioni, perlomeno i cittadini si associno agli amici dei musei in modo da consentirci di fare il lavoro che noi stiamo facendo e che abbiamo sempre fatto e che vogliamo sempre migliorare sul piano della cultura artistica, sì, beh, diciamo a che tutti una, i livelli. Una cosa così penso che sia anche, oltre che lodevole, anche così d'immagine per la città. Insomma, questa via è considerata storicamente la più bella via d'Italia e noi abbiamo voluto valorizzarla ulteriormente, perché è stata anche concepita per essere vista dal piano stradale. Dal certo. Piano stradale vedi vedi gli affreschi e gli stucchi di questa città. Comunque Genova, e non solo Genova, non è solo via Garibaldi, ma è una sommatoria di realtà straordinarie che noi cerchiamo di far meglio conoscere ai cittadini. Cos'è, un'anticipazione di qualche cos'altro? Ma continuamente noi facciamo manifestazioni di questo tipo, ma non solo in Liguria, non solo a Genova, ma anche guardando a quello che succede sul piano e nazionale e internazionale, anche attraverso dei viaggi, attraverso degli incontri, dei dibattiti e visite a mostre di grande rilievo. Va bene, noi ringraziamo, anche perché ricordiamo che tutte queste attività sono di tipo volontario, assolutamente. Assolutamente volontario, e ci rimettiamo anche qualche cosa.